OnRace.tv, collegatevi, Parole di Oriano, uscito da Smoroni. Yeah. davo la pompa numero 1 48,50. Da oggi c'è un nuovo modo di pagare il carburante senza usare i contanti. Usa anche tu le tessere Top Fuel. Top Fuel propone una gamma di carte carburante prepagate che ti permettono di ottenere numerosi vantaggi. Carta gift, carta retail, carta sconto. Infine la nuovissima carta metano. Sei un operatore del settore? AIO gestisce un distributore di carburante? Vuoi entrare anche tu a far parte del prestigioso circuito Top Fuel? Contattaci su info@topfuelweb.com. Top Fuel, il carburante over the top. Ecco, finalmente l'ho trovato, stavo cercando su internet, eccolo qua, OnRace.tv, uno spettacolo, la prima TV via web in onda 24 ore su 24, dedicata al motorsport. Ma chi me l'aveva detto? Ma il mio meccanico, l'arterio, quello che misura la pressione delle gomme. Oh, questo sito è uno spettacolo, questa TV. Qui hanno iniziato tutti, dall'Alonso, l'Alonso di Maiale, Schuchmaker, Barry Keller, ma andiamo a vedere un po' il palinsesto, sono curioso, e anche i servizi che offre questo sito, ma guarda un po'. La web TV, creata come un vero e proprio canale televisivo, 24 ore su 24, gode un palinsesto nuovo, ricco e sempre aggiornato. All'interno del sito si può consultare un servizio di sicuro interesse, il portale. In questa sezione si può interagire in tutte le regioni d'Italia e trovare le attività che più possono interessare. OnRace.tv, hai capito? 24 ore su 24, canale tematico motorsport e non solo, si trova di tutto, informazioni, gnocca di legno, ma gnocca c'è. OnRace.tv, vi aspetto, uno spettacolo, dimmi che te, uno spettacolo! Vallelunga, palcoscenico dell'ottava prova, chiude il fantastico trofeo Formula Promotion Racing Free 2012. Non poteva certo mancare all'appello l'affascinante circuito romano, in una stagione che ha visto la Formula gareggiare su tutti i principali autodromi italiani. Una gara che è servita a cercare conferme o prendersi rivincite, con i piloti che si sono cimentati senza calcoli e strategie, essendo sia il trofeo assoluto che il trofeo di Bari già nella bacheca dei vincitori di questa emozionante ed esaltante annata. Ma ora, amici di OnRace TV, è tempo di gare. Ora, amici di OnRace TV, è tempo di andarci a gustare le gesta di questi bravissimi piloti. Alzate il volume del vostro televisore. Si parte, go! Il bilancio direi che è estremamente positivo, 8 gare, tutte su grandi circuiti, e qui entriamo nell'ambito del discorso che facevamo sul futuro, cercheremo di ripetere questa esperienza. Ovviamente la nostra organizzazione non ha in questo momento il potere di sapere ancora come saranno, perché a volte si vive anche la giornata, poi i tempi sono quelli che sono, sappiamo che c'è una crisi diffusa che investe il paese, quindi investe sicuramente anche questo settore che è anche a volte lavoro ma anche puro divertimento. Il bilancio direi che ha dimostrato che la formula è vincente dal punto di vista economico, abbiamo sicuramente, nonostante la crisi che dicevo, incrementato il numero dei concorrenti, siamo arrivati ad avere un parco concorrenti annuale di 20 vetture, di 20 piloti. Il bilancio è estremamente positivo anche perché per la prima volta c'è una classifica a parte che riguarda il trofeo di Bari e quindi anche questo ha dimostrato di essere formula vincente per quanto riguarda la vettura di produzione meno recente, diciamo che è la PC 008, che tra l'altro oggi ha fatto i miracoli col costruttore, la PC 010 ha dimostrato la sua validità, siamo contenti, soddisfatti e crediamo di poter ripetere sicuramente, se non migliorare, il prossimo anno. Certo una sorpresa trovare Corrado Cusi in prima fila, ma se quest'ultimo scende in pista con una Predator's PC 008 e riesce comunque ad essere in griglia al fianco del primatista stagionale delle pole position, questa diventa la notizia della giornata. Nuova livrea e nuovo sponsor sulla vettura del pilota costruttore, con conseguente iniezione di entusiasmo, e Corrado lascia dietro di sé il nugolo delle nuove Predator's PC 010, tranne Marco Spadini, che fa sua la sesta pole position su 8 gare. Una serie di risultati, questi per il pilota romano, ottenuti nelle prove ufficiali, senza i quali avrebbe lasciato questo campionato ad Andrea Galluzzi. Quest'ultimo ottiene il terzo tempo ed affila le armi in attesa della gara, dove riesce sempre a migliorare la sua posizione ottenuta in griglia. Tutti gli altri si devono accontentare di un biglietto in pista. Assisteranno da vicino alla gara dei tre con un ordine che ormai sembra essere una fotocopia delle ultime gare. Da segnalare che si inserisce in questa gerarchia il debuttante Pino Marek e la rientrante Matilde La Guardia. Ma andiamo ora a leggervi la classifica di queste prove cronometrate ufficiali. Pole position, come detto, per il campione 2012 Marco Spadini, al suo fianco Corrado Cusi. Seconda fila invece a favore di Andrea Galluzzi e Mario Neri. La terza fila è monopolizzata da Andrea Ginesi e Nino Moriggia. A seguire invece abbiamo trovato Paolo Marcon, Pino Marek, Marco Carrillo, Matilde La Guardia, Maurizio Maraviglia, Mario Piunti ed Elio Borrelli. Siamo qui con Marco Spadini, autore della polla. Marco, raccontaci come sono andate le prove. Guarda, benissimo, ho aspettato tanto di venire a correre a Vallelunga e è andata bene, la macchina era a punto, il team mi ha fatto un bel mezzo, insomma è uscita facilmente. Sì, dopo 2 anni vediamo una PC008 in prima fila, da quando infatti è uscita, ha debuttato ufficialmente la PC010, non è più stato ottenuto questo risultato. Stiamo andando bene, ma magari sarà anche grazie al nuovo sponsor, Noi di Parma, che ci ha dato dei prodotti alimentari tipici emiliani, a contributo energetico eccezionale. Test Day è l'occasione ideale per capire le qualità di un giovane pilota, mettendolo alla prova con monoposto di ultima generazione. Il servizio, ideato da MD Pratix e il team CO2 Motorsport Line Race, si avvale di figure professionali legate al motorsport che mettono a disposizione la loro esperienza. Sono ampi servizi offerti per i giovani piloti, prototipo e biposto per le prime prese di contatto con la pista, simulazione di guida. Test Day è un programma di giornate da trascorrere sulle piste più importanti in piena sicurezza e con costi contenuti. Per maggiori informazioni inviate una mail a info@mdpratix.it oppure telefonando al numero 039 23 06 011. Da oggi scegli anche tu il meglio per il tuo animale. Rivolgiti all'esperienza e alla professionalità di Doc Cooker. Troverai oltre 8.000 articoli con marchi di prestigio. Doc Cooker è disponibile anche per assistenza tecnica, garantendo la massima sicurezza al tuo animale. Inoltre Doc Cooker ha prezzi da outlet molto competitivi. Il punto vendita si trova a Cinisello Balsamo in provincia di Milano, in via Monfalcone 39. Doc Cooker consegna i propri articoli in tutta Italia. Scopri tutti i vantaggi di Doc Cooker telefonando al numero 026129 5840. Doc Cooker, il meglio per il tuo animale. Antares Ambiente da oltre 20 anni offre professionalità nella realizzazione di nuove coperture, sia civili che industriali. Antares rimuove le vecchie coperture contenenti cemento amianto ed è leader nelle rimozioni controllate di amianto friabile, garantendo il totale rispetto delle normative vigenti in materia. Inoltre, Antares Ambiente è specializzata nell'installazione, predisposizione e allestimento di impianti fotovoltaici. www.antaresambiente.com. L'azienda offre un servizio a 360 gradi. Antares Ambiente risponde con tempismo e successo a tutte le esigenze del cliente. Grande e sofferta vittoria di Andrea Galluzzi sulla pista di Vallelunga, che ha regalato l'ennesima emozionante gara, caratteristica ormai costante di questa formula. Una punta di amarezza per un campionato che vede Andrea vincere 4 gare su 8, che gli portano però solo un secondo posto assoluto in campionato. Non è stato però facile, sia per la pista resa umida e scivolosa dalle intense piogge della giornata, sia per un Corrado Cusi che mette a frutto la sua esperienza su questo tipo di condizioni climatiche. Al pilota costruttore emiliano, nonostante portasse in gara una più anziana Predator's PC 008, giovava inoltre la nuova livrea di Noi di Parma, con l'energia alimentare di questo sponsor che gli ha evidentemente favorito la possibilità di restare in testa sino a 3 giri dalla fine. Una grande gara per lui, che gli ha consentito inoltre di aggiudicarsi la vittoria di categoria del trofeo Flavio Di Bari. Galluzzi resisteva anche all'ultimo assalto del campione 2012 Marco Spadini, che proprio in prossimità del sorpasso del migliore dei suoi avversari stagionali commetteva un piccolo errore che lo portava solo al secondo posto. Per gli altri piloti in gara invece la giornata non era certo l'ideale per fare grandi bagarre. Nel festival dei testacoda Mario Neri non riusciva a reggere il ritmo dei primi 3 e viaggiava di conserva al quarto posto sino alla fine. Paolo Marcon invece metteva a frutto l'esperienza da uomo delle condizioni difficili e portava a casa la sua migliore gara stagionale. Marco Carrillo e la rientrante Matilde La Guardia miglioravano in gara la loro posizione in griglia, superando un rilassato Nino Moriggia e Andrea Ginesi, che abbandonava la gara per un'uscita di strada. Il debuttante Pino Marek chiudeva invece lo schieramento delle Predator's PC 010 davanti a Mario Piunti, secondo posto nella classifica parziale del trofeo di Bari davanti ad Elio Borrelli. Troppa poca esperienza per queste difficili condizioni e Maurizio Maraviglia chiudeva la sua gara con un solo giro all'attivo. Andiamo ora a leggervi la classifica ufficiale di questa ultima prova di campionato. Vince, come detto, Andrea Galluzzi, che ha preceduto di 2 secondi e 936 millesimi il campione 2012 Marco Spadini. Terza piazza e gradino più basso del podio per Corrado Cusi, che è anche il vincitore del trofeo di Bari. Quarta posizione a ridosso del podio per Mario Neri. Poi Paolo Marcon, Marco Carrillo, Matilde La Guardia, Nino Moriggia, Pino Marek, Mario Piunti, Elio Borrelli, Andrea Ginesi e Maurizio Maraviglia. Giro più veloce della corsa per il leader Andrea Galluzzi, in 2 minuti, 11 secondi e 121 millesimi. Andiamo ora a ricapitolare la classifica generale di questo 2012. Come detto, il campione Marco Spadini con 64 punti. Seconda posizione per Andrea Galluzzi a quota 59. Terzo è Mario Neri con 45 punti. Il trofeo Flavio Di Bari invece è stato vinto da un ottimo Domenico Parrotta con 53 lunghezze. Seconda posizione per Elio Borrelli a quota 40. Terzo è Mario Piunti a quota 30. Sì, la gara è stata un po' anomala perché c'era l'asfalto umido, non era né bagnato, da fare traiettorie tipiche da bagnato né asciutto. E quindi l'asfalto era molto viscido e bisognava guidare un po' sulle uova. Comunque è andato benissimo. Ce la siamo giocata io, Cusi e Spadini, è andata bene così, è andata più che bene. Complimenti a Spadini che ha vinto il titolo, sarà per l'anno prossimo. Secondo classificato nella gara Formula Promotion. Direi ancora una volta secondo. Purtroppo io ho a che fare da tutto il campionato con Andrea Galluzzi, pilota troppo forte per me evidentemente, quindi faccio perennemente secondo. Comunque, diciamo, tirando le somme del campionato, a parte questa piccola cosa, è andato benissimo, l'abbiamo vinto bene, il team VRT ovviamente merita un ringraziamento colossale, i meccanici specialmente che lavorano veramente bene, quindi abbiamo fatto un ottimo campionato, ecco, sono molto contento. Come è andata la gara? Bene, era tanto che non si vedeva una PC008 sul podio della classifica assoluta e sono contento perché questo è il primissimo telaio che io costruì nel lontano 2003, ha fatto tante stagioni, questa è la dimostrazione della validità, della robustezza dei nostri telai e direi che mandare in pensione un telaio con un terzo posto assoluto, con un bel podio, è la cosa migliore. Poi è sempre bello ricordare l'amico Flavio Di Bari a cui è dedicato il trofeo riservato alle Predator's PC 008. Poi, come tutti gli ultimi giorni di scuola, baci, abbracci ed un velo di tristezza. Poi tutti a casa a preparare la prossima stagione per confermarsi o per prendersi le opportune rivincite. OnRace.tv, collegatevi, parole di Oriano, uscito da Smoroni.